Paolo Casati, consigliere federale, rappresentanza qui della federazione oggi, questo torneo che ancora una volta ha fatto onore al golf triveneto e nazionale. Non c'è ombra di dubbio, è ormai un avvenimento che dopo i 4 anni che si è disputato qui a Venezia, che quindi è tornato di matrice italiana, adesso con il nuovo accordo stipulato con la European Tour diventerà un classico della Federazione Italiana Golf per quello che riguarda il calendario agonistico, cioè si affiancherà ovviamente all'Open, ai due Challenge e a questo, e sarà sempre quindi disputato con continuità, questo per dare maggiore importanza, che di importanza non ne ha, perché non ne ha bisogno, perché certamente è un tour importantissimo. Abbiamo assistito a uno spettacolo splendido e anche molto divulgativo per la propaganda che stiamo facendo a livello nazionale per tutto quello che riguarda l'espansione del golf, perché si vede che tutto sommato anche a una certa età si può giocare un grande golf, un golf con la G maiuscola. Gildo Pomentale, innanzitutto io credo che il Castello di Tolcinasco debba imparare da Venezia il fatto che qui è sempre giornate splendide di sole, lì invece piove sempre. Però da te vorrei sapere, vuoi qualcosa di più gustoso? No, noi possiamo contare su uno sponsor che ci vuole molto bene, che per 4 anni di fila veramente in modo incredibile ha fatto avere un tempo straordinariamente bello. Qualcosa di più gustoso è il piacere, la gioia di avere inventato questa cosa, averla presentata, aver trovato amici che l'hanno supportata ed averla portata fin qui. Forse un po' di tristezza nell'aver registrato per 4 anni di fila una certa assenza e una certa indifferenza da parte dei golfisti soprattutto, e anche da parte di alcune istituzioni che ci hanno affiancato, ma che forse non hanno capito di questo evento, la sua portata internazionale e la sua importanza per una città che rischia di creare solo eventi cartolina, e mentre questo cartolina non è. Nei playoff perché hai tifato? Io francamente ho tifato per Mason. Perché? Mason è una persona fantastica, è una persona di grandissima classe, che ha fatto molto anche per noi, ha difeso questo posto, e Simon mi è molto simpatico, sono felice che abbia vinto, peraltro sono stato io a trovare una foto del 74 quando lui giocò qui con Sam Torrance, però tifavo per Mason, confesso. Poi la messa negli alberi, insomma, sono cose che succedono. A noi poi golfisti quegli alberi lì piacciono molto, per cui abbiamo forse fatto un po' i gufi per tutti i giocatori. 3 su 4 sono andati negli alberi. Però Sam Torrance resta sempre per te il numero uno, vero? Sam è un giocatore di un altro livello, di un'altra classe. Come spero, come io sono convinto che anche Costantino sia, e che debba prendere, come dire, confidenza con questo tipo di tour, con questo tipo di gioco. Sam è un'altra classe di giocatore, ma detta di loro, non solo perché io ne sono il tifoso. Purtroppo non è stato bene una notte, come sapete, ha giocato male il secondo giorno, oggi è sceso in campo molto molto nervoso, ha infilato un doppio bogey, a quel punto non c'era più partita. Quindi anche Costantino Rocca deve capire che non è così facile neanche giocare tra i vecchietti. Io credo che sia un giocatore di classe straordinaria, quindi lo farà vedere. Però è un clima diverso, sembra molto più rilassato e sembra tanto più tranquillo, che alcuni giocatori lo prendono un po' come una vacanza. Poi si scopre che c'è uno che arriva qui e fa 6-3, che non so ancora come abbia potuto farlo, ma che comunque ha fatto, il che vuol dire che ha giocato un golf straordinariamente bello, straordinario. Fare 6-3 qui non riesco a immaginare cosa abbia fatto. Vi avevo promesso qualche chicca da Gildo Pomentale, ne avete avuta qualcuna di molto buona. Hug your friends, kissed your mama goodbye. Baby in your arms and a tear in your eye. 1,200 miles and you never asked why.